Ciao Banga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo arrivati finalmente ragazzi alle uscite di Kuch Media per il mese di novembre. Anime Factory ha tirato fuori dal suo cappello animoso, diciamo manghesco, parecchie cose interessanti. In questo caso ne vedremo due, cioè quelle appunto che ho richiesto. Terzo box dedicato a Mazinga Z e il primo dedicato all'uomo tigre. Direi ragazzi di partire dal grande Mazinga Z, visto che bene o male già lo conosciamo. Vi ho fatto vedere altri due box dedicati a questo robottone immenso. Guardatelo che osserva dall'alto dei suoi 150 milioni di metri. Sul retro abbiamo la trama di questa serie, o almeno di questo box, con alcuni nemici che incontreremo all'interno delle puntate. Una volta sfilata la confezione del cartoncino ragazzi abbiamo mille colori. Questa cosa la dico sempre ma la ripeto perché mi piace un sacco. Una volta aperta la confezione, da una parte ci troviamo ovviamente il classico booklet, che in questo caso come sempre poi contiene gli episodi, dunque ci fa un riassunto, ci dice il titolo e ci fa vedere un'immagine diciamo caratteristica di quel determinato episodio. E in questo caso arriviamo alla puntata, non c'è scritto, ah sì, alla puntata 72. Poi abbiamo le classiche bozze sia disegnate che colorate, davvero molto ma molto belle anche in questo caso. E poi, se non ricordo male, infatti abbiamo i disegni preparatori degli episodi che ci fanno vedere come è nato, come sono nati i vari personaggi, anche i vari errori o comunque sia le varie movenze dei personaggi dopo da ricreare nel cartone animato, dunque wow. E alla fine troviamo i fondali e la gallery antica, dunque la retro gallery. I blu-ray in questo box, così come negli altri, sono tre, con questo slide a modo di libro, e stampato abbiamo tre personaggi, mentre sul retro come potete vedere abbiamo la cover intercambiabile, dunque si potrà decidere se usare quella principale o questa qua, con scritto tutti gli episodi di tutti quanti i box. Ma passiamo ragazzi al menu del blu-ray, come sempre qualità 1080, ma oddio cos'è quella roba, cioè cos'è, una formica gigante e bruttissima, oh mio Dio. A parte l'immagine di sfondo che non è che mi piaccia molto, abbiamo la classica selezione dei capitoli, anzi la selezione degli episodi in questo caso, con tutti quanti gli episodi presenti in quel determinato Blu-ray. Abbiamo il menu dell'audio con un italiano 2.0 DTS HD Master Audio e stessa cosa per il giapponese, ovviamente con i sottotitoli fedeli all'originale. Negli extra troviamo solo il cast, il doppiaggio, comunque sia la sigla di apertura e di chiusura, dunque nulla diciamo di spettacolare. Ma ora ragazzi arriviamo a l'uomo tigre. In questo caso non è un'edizione Blu-ray, ma è un'edizione DVD formata da tre box, dunque in tre box uno completa tutta quanta la prima serie, penso, dell'uomo tigre, dunque di Tiger Man. Voi non sapete ragazzi questo box qua quanto mi riporta indietro nel tempo. Penso che fra tutti quelli che ho, che sia Dragon Ball, che sia Ken, così, o i robottoni eccetera eccetera, questo è quello che mi riporta più indietro, questo è quello che mi dà più emozioni, perché è un cartone animato che guardavo da piccolo insieme a mio nonno. Ricordo che ogni volta che andavo a casa sua sembra che passava sulla 7 o la 7 Gold, ora non ricordo precisamente la rete, ma ci mettevamo a guardare la puntata del giorno, no? E questo è un ricordo che non svanirà mai e mi porterò sempre nel cuore. Ecco perché sono molto affezionato a questa serie e devo dire la verità, non vedrò di guardarla, perché anche se sarà lunga mi riporterà proprio a quei momenti. È una serie ovviamente famosissima, nata dal manga, e ragazzi la data dell'anime è il 69. Quanti cavolo di anni ha alle spalle questo pietra miliare diciamo dei cartoni animati, no? Comunque se guardiamo un po' la confezione, davanti abbiamo il nostro Tiger Man, davvero bello il colore scelto, con questo rosso dietro che schizza, che ovviamente è sangue, perché il cartone animato ricordo che era molto aperto, nel senso che si vedeva sangue, non dico sbudellamenti ma quasi, dunque non è assolutamente per bambini, ma lo facevano passare comunque senza troppi cazzi mazzi, no si vede questo, no si vede quello, ma vai vai. Comunque dietro invece abbiamo la trama, alcune immagini delle puntate e le classiche informazioni sulla qualità. Beh, una volta aperto che si vede tutto praticamente, perché abbiamo sia da una parte che dall'altra una doppia cover piena di protagonisti, piena di sfidanti che appunto l'uomo tigre incontrerà e dovrà battere durante la sua carriera, tra virgolette la tana delle tigri, Mister X, mamma che ricordi. Una volta aperta la confezione abbiamo veramente il mondo ragazzi, perché ci troviamo il booklet, che ve lo dico subito, almeno ce lo leviamo dalle balle, che all'inizio fa vedere tutti quanti gli episodi con la trama e un'immagine scelta per ogni episodio. In questo primo box sono presenti 35 episodi, poi partono i disegni preparatori di tutti quanti i personaggi, appunto l'uomo tigre, Naoto Date, Rukiro e tutti quanti gli altri, e poi i disegni preparatori degli episodi. E questa cosa mi casa sempre tanto, perché proprio fa vedere come sono nati gli episodi dell'anime, anche le varie espressioni, il modo di combattere è veramente bellissimo. E alla fine abbiamo i classici fondali e una bellissima immagine dell'uomo tigre trionfante. Ma torniamo un po' al box in sé, perché abbiamo 1, 2,
tre, poi slide a mo' di libro, ognuno ovviamente con la sua copertina diversa che comprende, diciamo, il campione o comunque sia un lottatore che troveremo nelle puntate. Anche in questo caso, ragazzi, come tutti quanti i box di Cucimedia e ovviamente Anime Factory, dietro abbiamo la cover intercambiabile, no? Dunque potremo sfilarla per metterla all'incontrario e troveremo una bellissima immagine del ring con le persone, eccetera, eccetera, e tutti quanti i nomi degli episodi contenuti in tutti quanti i box che usciranno, cioè questo e gli altri. Bene, ragazzi, anche questo video dedicato ai box di novembre è finito qui. Due capolavori assoluti, questo è in assoluto proprio il mio preferito, sono veramente contento di averlo. In descrizione comunque vi lascio il link Amazon a questi due box, e che dire, un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!